Subsol amici, bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo a vedere cosa accade nella famiglia di Bailey Wheeler. Ed eccoci qua, siamo a casa di Bailey. Allora, hanno una casa nuova, alla fine gliel'ho rifatta, scaricata dalla galleria. Molto semplice onestamente, anche perché loro non hanno tantissimi soldi, avevano 63 simoleon. Ricordiamo che lui ha sposato Bailey in 7 giorni perché aveva ricevuto quella proposta di eredità e quindi adesso avevano un po' più soldi, hanno deciso di acquistare questa casetta sempre ad Ozzy Springs, quartiere medesimo. Lei è qui che sta facendo yoga, ormai è all'ultimo trimestre di gravidanza, guardate che bel pancione che ha, voglio anche farle una foto perché è veramente carinissima, mentre il nostro Jens al momento è in ospedale perché non stava bene, era malato, non si sentiva granché bene e quindi è andato a farsi visitare dal medico. Sì, così va bene, una bella foto, ma che bella con questa pancia. Per il resto niente. Ah, sì, una novità c'è in realtà. Ho creato, perché ero stufa di vederla sola al mondo, gli ho creato una famiglia. Grant, che è il padre, paranoico, amare reperti, amante dei cani, è un ex poliziotto, detective, che adesso però è in pensione e si è trasferito con la famiglia a Windenburg per gestire una fattoria. Tra l'altro, ragazzi, piccola parentesi, non vedo l'ora che sia il luglio che esca la nuova espansione perché la adoro. E non vedo l'ora di averla nel PC e poterci giocare, veramente l'aspettavo da una vita. Comunque, intanto la fattoria al momento è così immaginaria. Lei è la mamma, è casalinga, è perfezionista, solitaria, topoli biblioteca, si chiama Cara. Questo Peaches è il cane dei genitori e poi i genitori, perché la madre di lei, io ho immaginato che dopo aver avuto Bailey abbia avuto delle difficoltà nel parto, lei non so come mai non li conosce, però in realtà loro hanno adottato 2 altri figli, Natasha, se non ricordo male, e Brett, che è un bambino, mentre Natasha è una giovane adolescente. Magari li andiamo a trovare più tardi appena Jen si rientra a casa. Allora, qui in questo lotto, io dico la verità, ho ritoccato qualche cosa, fatemi vedere però se il giardino ha bisogno di qualche cosa, no, sembra che non abbia bisogno di niente, anzi qui si raccoglie fagiolini, raccogli tutto, segniamoli noi, quando hai fatto. Ho riarredato qualche cosa, la camera per esempio, un po' il salotto, l'ho modificato, la cucina l'ho rifatta tutta perché quella che c'era non mi piaceva. C'è anche da pulire la lettiera, pure se tu non potresti. Ho visto che è tornato Jens, lo farà lui. Vai Jens, e ne è ancora malato? Ma porca miseria, quindi niente, dai, ordina una medicina da qua. Acquista la medicina, vediamo se almeno così ti risolve la situazione, prendi la medicina. Ecco, no, era guarito, perfetto, gliel'ho fatta prendere per niente. C'è anche Cecilia, ma al momento io non avrei tantissima voglia di... Quanti ne abbiamo di sta aspirapolveri? Ma di che cappero me ne faccio di 2 aspirapolveri? Vabbè, passa l'aspirapolvere alla perfezione. Sì, quando c'è tanto oggetto evidentemente l'aspirapolvere diventa un problema passarlo, io non lo so, ma... Passa l'aspirapolvere alla perfezione. Te prenditi un caffè. Ecco, magari saluta suo marito. Diventate migliori amici. In realtà sì, perché nella sua aspirazione lei dovrebbe andare a 2 appuntamenti. Non c'è andata. Veramente c'è andata. Cioè, non capisco perché non me l'ha segnati. Esprimi affetto. Parla della gravidanza, racconta come ti senti, tra l'altro non mi pare di aver fatto l'ecografia, anzi sono sicura di non aver fatto l'ecografia, quindi direi che potremmo andare, se me lo dà, a fare una bella visita ginecologica e andiamo appunto con il nostro Jens. Vediamo, così scopriremo anche se è un maschietto o una femminuccia, sono veramente ansiosa, io ero curiosissima di scoprire il sesso del mio bambino e poi abbiamo scoperto che era maschio, sono stata felicissima. Ma è pur vero che sarei stata altrettanto felice pure fosse stata femmina.
Cecilia Serrano si sta chiedendo se voglio andare a casa sua per passare del tempo insieme. Adesso no, perché sto facendo una visita ginecologica che è decisamente più importante. Ora Bailey può mettersi in congedo parentale, Jens pure. In realtà la nostra Bailey faccia prendere un altro incarico. Questo paga 5,50, 1.900, vediamo dov'è che guadagna di più. 14.000, vieni, presa, ristrutturazione di un piano. No, niente congedo parentale, piuttosto te ne vai al lavoro. Matthew, ti va di passare del tempo insieme stasera? No, Matthew, Jens sarebbe un pelo geloso. Allora, vediamo, fresca e esuberante per l'approccio amoroso in un ambiente pulito. Centramento e concentrazione per aver fatto yoga. Caffè. Gravidanza, terzo trimestre, partorisci fra, inizia il conto alla rovescia, nuova migliore amicizia, momento felice, il mio piccolino, qualcosa di fantastico sta crescendo dentro di me, ambiente la polizia scintillante, sensazione vicinanza, ok sì, e sensazione di ispirazione, mio figlio sarà il migliore, bello, sì mi piace, lui invece cosa pensa, nuova migliore amicizia... Sensazione meravigliosa, ambiente della polizia scintillante perché sei triste e insicuro. L'ecografia, notizie interessanti. Ok, scopriamo il sesso del nascituro. Oh, una femmina, sarà molto probabilmente una femmina. Allora, attacchiamola. Mettiamola qui. Poi facciamo accoppiare le rane, così almeno ci prendiamo 100 simoleon. Ok. I fagiolini ce li infiliamo nel frigo, i pomodori idem, questo lo mettiamo, volevo metterlo da qualche parte, che è veramente adorabile questo di Arrival, che poi ci ho anche giocato, quindi cioè, adoro questo personaggio, mi è piaciuto tantissimo giocarci e mi piace un sacco che ora sia anche in The Sims, anzi lei potrebbe anche finirmi il libro, visto che poi avrà la bambina, perché lo sappiamo che è una femmina, e potrebbe non avere più tutto questo tempo, quindi riprendi a scrivere odio e tamo. Come stai, Bailey? Ho scritto e riscritto questo messaggio più volte, perché so che cambierà le cose, ma penso che tu mi piaccia, Bailey. Ah, è quello che lei trovava antipatico, provo le stesse cose, mi dispiace, ma non provo le stesse cose, lei lo trovava irritante, quindi direi che non provo assolutamente le stesse cose, proprio al di là di Jensen. Di Jensen, non Jensen, scusatemi. Oh, abbiamo finito, ha finito di fare, di scrivere il libro, madonna quanto è veloce in The Sims, magari fosse così veloce anche nella realtà, pulisci la lettiera e direi di andare subito a pubblicarlo, vendiamolo a un editore, odiettamo. Ma questo, chi è questo che mi è entrato in casa? Imposta come porta d'ingresso perché non so quale fosse. Chi è costui? Jay Huntington? Ma vattene, ma che ci fai a casa mia? Ma scusa. Vabbè, vieni in bagno. E poi ho fatto una maschera perché hai la pelle rovinata, mia cara. Quindi salute, cura della pelle, trattamento unico, vai. Hassan vorrebbe venire da me, Cecilia. No, non ci venga adesso al Festival dell'Idilio, non te ne verrà male. Prende gli avanzi, Natasha Wheeler, ecco, questa è la sorella, mi manchi molto, sis, ti va di fermarmi da me per un pochino, fermarti da... Ma sì, dai, andiamo. Ci vediamo tra un'ora, ok. C'era suo padre, l'ho visto, ma non ho fatto un tempo. Vabbè, tanto tra un po' va dalla sorella, quindi di conseguenza ci sarà pure lui. Pulisci di nuovo la lettiera e lavati i denti. Sta lettiera va pulita una volta ogni 3 minuti, veramente. Ah, sta già andando, ok, va bene. Già fatto? Sei già tornata? Ok. Sei stata molto rapida. Oh, lui ha avuto una promozione esordiente. Guadagnerà 16 simoleoni in più all'ora, per un totale di 72. Ha anche ricevuto il seguente bonus, 537 simoleoni e nuovi abiti. Benissimo, sono molto felice di ciò. Allora, Jens, vieni qui, saluta per prima cosa tua moglie, baciala. Poi, possiamo fare, chiedi della sua giornata. Poi tu mi pulisci la lettiera, mentre lei che comunque più o meno sta bene. Lui ha fame, per capire, sì, lui ha fame, quindi prendi anche tu degli avanzi.
No, non vi siete cagati, pare, come a differenza di quanto io ti avessi chiesto. Stringilo. Oh, amore, che bello che sei tornato. Va bene, loro per ora sono molto affiatati come coppia. Spero che che restino così, sebbene lei ancora non sappia in realtà che il compagno l'ha sposata per quell'eredità. Lei non lo sa. Guarda un po' che meraviglioso oggi, non riesco a staccarti gli occhi di dosso. Wow. Ok. Direi che potreste guardarvi un film insieme. Guardo un film con le avventure e ritorno a casa del cane sperduto. Guardate un film. Che carini che sono, devo fargli una foto. Lui certo non si è fatto la doccia. Molto carini, molto cucciosi. Foto. Fuori sta pure nevicando. Cavolo, oggi era caldo, ora è freddo, molto freddo tra l'altro. E questa è la madre di della nostra Billy, che viene qui alle 11, mi chiedo per fare cosa. Invita ad entrare però, anche se sta interrompendo un momento romantico. Però vabbè, rimettiamo le luci automatiche. Tesoro, basta. Devi andare anche in bagno assolutamente. Te ti dovresti fare una doccia però, velocemente. Fa una doccia veloce e lavati poi i denti. Vabbè, vai in bagno e poi invitiamola ad entrare. Anche se veramente, mamma, non è un orario fantastico questo. Ti avevo mandato in bagno. No, scusate, faccio così. Se n'è andata. No, c'è ancora. Va bene, mamma. Forse lei ha delle contrazioni. Può essere che abbia delle contrazioni, l'abbia chiamata. E lei allora ha deciso di venire qua nel caso la figlia avesse bisogno. Può essere, in fondo, al primo nipotino. Allora, racconta una storia incredibile. Però togliti sto cappotto, perché non è il caso di avere questa cosa addosso. Se in casa, per quanto può fare freddo, puoi comunque indossare qualcosa di meno. No, questa no, perché con la gravidanza è terrificante. E chiacchiera qui. Mamma, guarda, se vuoi puoi rimanere a dormire, insomma. Anzi, invitala a sentire il neonato. Vi ho fatto sedere e poi vi faccio rialzare. Ma vabbè, non me l'ha preso, quindi la fallo sentire più tardi. Parla della temperatura fresca. Volevo che lei parlasse anche della gravidanza. Vediamo. Non c'è. Dai un consiglio di vita. Vabbè, dovresti essere tu a farti dare un consiglio di vita da tua madre. Lei cosa vuole? Imparare a conoscere Jens e discutere gli autori preferiti. Va bene, facciamolo con la madre. Entusiasmati per la torta alla frutta, lei ti faceva la piccola. Esprime la gioia di vivere. In questo momento Bailey è molto felice. Quindi allora, facciamo che la riabbracci e poi dirgli: guarda mamma, ti farò sapere appena le contrazioni saranno ravvicinate, stai tranquilla, ti chiamerò senz'altro. Quindi direi che poi possiamo pure mandarla a casa e lei può andare a dormire. Ciao mamma, grazie di essere passata, andrò a dormire perché sono molto stanca. Buonanotte, buonanotte, grazie. Non capisco perché non passino di qua, forse perché c'è questo che rompe le scatole. Buongiorno Bailey, allora si è svegliata, domenica, quindi però non mi ricordo se devo andare a lavorare, sì, quindi neanche da dire la mando a fare un pranzo dai genitori. Tu per favore torna all'attracco. Sì, che tra l'altro lavora anche Jens. Allora facciamo così, prendi degli avanzi perché tu sei pessimo a cucinare, purtroppo. Lui sta ancora dormendo, accidenti, ma lui non sta bene. Non so se in realtà lui farlo stare a casa e darsi malato. Datti malato. Non sta bene lui, quindi mi sembra il caso che non vada al lavoro. Prendi gli avanzi anche tu. Ma non i maccheroni al formaggio, c'è sicuramente qualcosa di più appropriato per l'orario. Sì, tipo questi, no? Prendi una porzione.
Tu Bailey vieni a lavarti i denti. Tra un po' entri al lavoro, quindi... Oddio, chi è che sta graffiando tutto? No! Fa la ramanzina su graffi, Penny, non si fa, mannaggia. Fa una doccia riflessiva per... Oh, meno male, Penny ha imparato a non graffiare mobili. Lui non sta bene, quindi potrebbe sedersi qui e guardarsi il canale sportivo. Perché non la vizi sul divano? Dai, vizi sul divano. Manda per conto suo, io non ci vado più perché quando va da sola fa meglio di quando è con me. Sì, c'è un sacco di roba qui nel mezzo, devo dire questa verità. Ok, allora, ma lui l'aveva studiato la... No, allora guarda, vieni qui, studiati gli avversari, tesoro bello, dai. Vai, siediti e studia l'avversario, almeno fai qualcosa di utile. Però sdraiati, stai più comodo. No, piccola, non aver paura. Lei ha una reputazione eccezionale, wow. Ok, Stelle, il suo amico l'ha chiamato per chiedergli di andare da lui. Lui sta finendo di studiare l'avversario, lo sta facendo in piedi perché si è alzato, ma vabbè. E vediamo tra quanto arriva il suo amico, che è arrivato subito, eccolo qua. Invita a conoscere non importa perché aiuta, non so in cosa, ma tu aiutalo. Una conversazione profonda, anche se tu stai studiando gli avversari. Impara a conoscere. Quanto ti manca ancora? Vabbè, finirai più tardi. Dai, basta, adesso mettiti qui con lui e chiacchierate. L'ombrello lo puoi chiudere, qui dentro non piove. Celebra la promozione. Condividi la notizia della promozione più che altro. Bailey in tutto ciò è ancora a lavorare. Spero che non mi parte le scale. Oggi ho ricevuto una promozione al lavoro. Vabbè, qui la grammatica è un optional, che c'è la L dopo la A, ma lasciamo stare. Ho lavorato duramente per ottenerla. Ragazzi, ha acquisito un nuovo sentimento per Bailey, forse. Allora, sono anime gemelle, coniugi, migliori amici, amici. Percepita come non chissà quanto attraente. Questa cosa un po' mi dispiace, però. Prima impressione è stato responsabile, profondamente legato, e profondamente legata. Ok. Mamma mia, lei è rossa. Ah, perché è furente. Non so come mai lo sia, però è furente. Va bene, aspettiamo che torni. Magari se non succede niente ci vediamo direttamente a quando lei partorirà, che ormai non penso mancherà molto. Oh ragazzi, allora questo però ve lo devo dire. Promossa da redattrice commerciale, Bailey è stata promossa, ha anche ricevuto il seguente bonus 2100 simoleon, ora può scrivere un articolo sulla decorazione di interni sul computer, bellissimo, cioè se non partorirà, me lo faccio fare subito, lei ha paura dei temporali, oh mio Dio poverina, ha paura dei temporali, c'è qualche azione che sia, intanto condividi la notizia della promozione, la prima cosa che fa è correre da Jens per dirglielo. E fai subito una conversazione profonda, anzi chiedo una rassicurazione sul parto. Oddio, oddio, Jens, sto per partorire. E se non fosse una brava madre? Oh mio Dio. Va bene, direi che possiamo andare a partorire all'ospedale. Non partecipare, l'aspettiamo qua. Ragazzi, Bailey sta per avere un figlio. Clifford, no, la dobbiamo chiamare Wheeler. E la chiamiamo Ellie. Bailey ed Ellie. Vediamola. Ma è di carnagione scura? Cioè, non che... Più che altro, non è... Come stai, Bailey? Ho scritto... Oh mio Dio! No, questo non me l'aspettavo. Cioè, lei ha appena partorito e lui le scrive come stai, Bailey? Ho scritto e riscritto questo messaggio più volte perché so che cambierà le cose, ma penso che tu mi piaccia, Bailey. Oh mio Dio, cioè a lei piaceva tanto, lui lo trova estremamente attraente, quindi più di quanto non trovi attraente Jensen. Non so cosa farle dire. No, vabbè, non è...
Sì, provo le stesse cose, però lei dirà, ma non... No, oddio, non vorrei che proprio mi mette la barra del flirt. Wow, ecco, questa domanda non la volevo. Non la volevo proprio. No, mi dispiace, ma non provo le stesse cose. Lei non è vero, perché lei in realtà un po' le prova, però giustamente mente, perché comunque sia, lei ama suo marito, ama Jens, per cui non è assolutamente il caso che intrattenga certe relazioni con lui. Un giorno Bailey si è già svegliata, la piccolina è sveglia anche lei, quindi direi come prima cosa viene ad allattarla, poi me la coccoli, fa una faccia buffa, insomma, culla, dondola, occupati un po' della sua bambina. Ah, comunque con la luce accesa non è così scura come sembrava con la luce spenta. Livello 2 di genitorialità. Mi sto rendendo conto che non c'è una lavastoviglie in questo lotto. E mannaggia, io la vorrei. Vabbè, per adesso ne facciamo a meno. Allora, poi vieni qua, svuoti. Mi prepari del caffè nuovo. Ma che bella che sei, dai, che stai migliorando come. Ma dobbiamo assolutamente anche rifarle la cameretta. Però la farò più avanti quando sarà Toodler. Oh, Jens, guarda, tu fai una cosa, fai la colazione. Servi la colazione, mi fai strapazzare. Toast francese. Cosa vuoi da Bailey? Flirta con Bailey, ok. E questo cos'è? Guadagna 100, vabbè, proviamo a farlo. Lei vuole diventare flirtante e comprare una piscina. No, adesso non si compra la piscina. Tu, Bailey, prepara il caffè mentre il tuo maritino prepara la colazione. Flirta. Visto che nei desideri flirtate, non importa che stai qui a guardare la macchina del caffè. Adulalo, ci sei stato veramente bravo ieri. Lamentati delle smagliature, va bene. Sì, magari più che della smagliatura si sta lamentando del fatto che è ingrassata e quindi vorrebbe buttare giù un po' di chili. Allora, direi che visto che stai più o meno bene, puoi sederti. Carriera. No, cerco lavoretti, no. Aveva detto che poteva scrivere degli articoli. Scrivi un articolo di decorazione di interni. Vai, che sono curiosa. Vabbè, dai, sì, Jens gradisce il giardinaggio. C'è anche andato da solo, anche se non c'è niente a fare. Cura il giardino. No, no, vai a cura il giardino oramai. E poi già che ci sei, guarda, mi rastrelli anche le foglie. Al momento nessuna pianta ha bisogno di cure. Bene, allora rastrella solo le foglie. La piccolina piange, vieni tu. Cambia il pannolino sporco, nutri con il biberon, coccola. Fai una faccia buffa e culla. Lascia stare un attimo, basta rastrellare, occupati della piccola. Che lei è qui che sta scrivendo l'articolo, quindi non la vorrei disturbare. Ecco, è rotto, perfetto. Riparalo. Rapporto sui diritti d'autore, ben centrato anche qualche simoleon. Sono diventati buoni amici. Bailey ancora sta scrivendo. E qui stiamo facendo il cumulo di foglie, Matthew. Congratulazioni per il tuo nuovo arrivo in famiglia. Grazie, Matthew, grazie. Ora fai una bella cosa tu adesso. Invece di rastrellare, puoi andare a fare jogging. Vabbè, studiare l'avversario lui l'ha già fatto, quindi a posto. Dove è andata Bailey? Ecco, segui una sessione di yoga, potenziamento cerebrale, visto che è anche una bella giornata. No, non voglio fare un nuovo lavoro nell'editoria, grazie, sto bene così. Ok, ho fatto il club woman e direi che lei con questo club se ne andrà. No, non lasci il lavoro, amore mio, scordatelo. Se ne andrà un po' in palestra. Quindi parliamo club, loro due. Teniamo questo quindi perché inizieremo il raduno. Amore, allora io vado in palestra, va bene? Sì, certo, amore mio, figurati. Ci penso io.
Ok, quest'oggi le nostre hanno deciso di provare con una palestra diversa da quella di Ozzy Springs. Allora, salutiamole subito, diamole un bel abbraccio sia a lei che alla no che a Hope, anche se ovviamente lei ha un legame più profondo con Cecilia, però insomma, salutiamo entrambe, giustamente. Eccola su, il fratellino, esiste da fare, va a venire qua a giocare in qualche gioco con me. Cavolo, sono ora in palestra, piccolo. Prometto che vengo presto, ora no però. Sentimento acquisito, penso per Cecilia, cioè sicuramente per Cecilia. Buona genio Sims sconosciuta, non fa vedere sentimenti acquisiti, quindi va bene. Oh, direi che hai bisogno di un pacchetto per... Ok, lei è già in prima fila, pronta a iniziare la lezione. Anche se poi insomma le farò fare anche qualcos'altro. Vediamo. Voglio vedere come se la cava la nostra Bailey. Che carina. Ok, inizia. Un po' in ritardo rispetto alle altre, ma insomma. No, io non so perché ho questa fissazione di fare le foto ai sim durante lo yoga, lo so, è una fissa mia. Però mi piace veramente tanto. Madonna, sto muro blu è terrificante, però. Ok, dai, continua così. Poi direi che potresti venire qua a correre a fare allenamento insieme alle altre quando hai finito lo yoga. No, vabbè. È bellissima, ti fa un appuntamento con me oggi, posso aspettare finché non ti prepari. Sì, allora Jens, facciamo che ha deciso di assumere una babysitter e chiedere a Bailey di passare una serata insieme, quindi ci dovrebbe andare tra un'ora. Potrebbero però andare a cena fuori, tanto è tra un'ora, quindi ha tempo comunque di finire quantomeno la lezione di yoga. Quindi lui, appena lei avrà finito, passerà a prenderle e se ne andranno a cena per una serata un po' romantica da soli. Dai, che sei brava, Bailey! Wow, se l'avessi fatto io mi sarei spaccata la schiena in due, tipo esorcista. Va bene. Bene, dai, tesoro, vai a fare. Ecco, ho buttato giù quello che mi aveva scritto mio padre, ma fa niente. Per ora teniamo il radun attivo finché. Nina Mix. Nina Mix, ma lei è Nina Caliente, si è sposata, è diventata Mix. Cioè, so che è Nina perché c'ha le ciglia e io Nina l'avevo makeoverizzata, per cui è per forza lei. Si deve essere sposata perché ora il cognome è Mix. Dai, Beli, forza. Accidenti, forse hai esagerato, che pensi? Ok, fatti una doccia. No, stai già andando puzzosa. Va bene, mi manchi molto, sis, se ti va di fermarti da me per un pochino. Cioè, mi dispiace, sono occupato ormai, sta andando a cena col marito, quindi. Ok, ragazzi, io comunque per oggi mi fermerei qua. Io vi do appuntamento alla prossima volta, se questo episodio vi è piaciuto lasciatemi un commento o un like, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e per restare aggiornati campanellina attiva. Un bacione e alla prossima. Dag dag!